Buongiorno, ben ritrovati, benvenuti al terzo giorno qui in Repubblica Ceca. Siamo alzati un attimino con più di calma oggi, non abbiamo corso per svegliarci presto, noi in realtà ci svegliamo presto perché c'è le tapparelle non tengono granché in albergo. E ci stiamo preparando per il viaggio di ritorno. Siamo venuti qui al centro commerciale di Letniani, non mi verrà mai sto nome, che è appunto il quartiere dove siamo qua con l'albergo e tutto quanto, che è un posto bellissimo, cioè di tutto di più, ci sono centri sportivi, palazzetti, quant'altro. È il supermercato, il centro commerciale è molto carino, c'è di tutto e di più. Sono le 8 di mattina, è già quasi tutto aperto e stiamo prendendo un po' di delicatessen locali per colazione e ovviamente una cassa di birra da portarci a casa. Quindi facciamo un po' di spesa, ci prepariamo, ci rimettiamo in strada e oggi andiamo a cercare un paio di paesini carini, qualcosina di particolare da farvi vedere mentre torniamo in Italia. Abbiamo preso un po' di prodotti locali, tipo ovviamente l'assenzio, le birre, le acque aromatizzate che già non aveva mai provate e tutti i dolcettini per la colazione, che da queste parti fanno i dolcettini per la colazione molto buoni, molto ciccioni. E quindi colazione. Abbiamo fatto un 150 km, un'oretta e mezza di strada. Siamo venuti a Cividale, volevo dire a České Budějovice, o come si pronuncia, che è questo paesino molto particolare, abbastanza famoso, abbastanza turistico, la cui particolarità principale è questa piazza quadrata, tutto con questi palazzi colorati, ognuno di un colore diverso, tutti lavorati. Sembra un po' finta, però è molto carina e mi sta arrivando l'acqua della fontana addosso. Adesso ci facciamo un girettino qua, anche perché abbiamo pagato il parcheggio con le ultime corone rimaste. Avevamo 50 minuti, adesso ne abbiamo tipo 47. Quindi facciamo un giretto qua, vediamo. Mi sto lavando. Vediamo un po' České Budějovice e poi ci muoviamo ancora un po'. Siamo mossi di un'altra trentina di chilometri, siamo venuti a Český Krumlov. Abbiamo parcheggiato la macchina e subito accanto al parcheggio abbiamo trovato questo posto veramente bello, che è un ristorante spettacolare, ma non solo, è anche il birrificio locale qui di Český Krumlov da tipo il 1536. Posto veramente bello, super consigliato, i prezzi sono più o meno sempre quelli, 8-10 euro a testa per una bella mangiata di roba buona, birrona artigianale non filtrata. Ragazzi, uno spettacolo, adesso facciamo un giretto e poi tocca avviarsi verso casa. Piccolo salto temporale avanti di quante ore? 4 ore? Sì, sono le 8 più o meno. Ci siamo ovviamente allontanati da Český Krumlov, eravamo un po' in coma da stanchezza e quindi abbiamo un po' rimandato questa sezione del video, ma siamo in questo momento in coda a un semaforo sull'autostrada in Austria, il che è abbastanza ridicolo di per sé. Sì, intanto che siamo qua abbiamo pensato bene di concludere questa avventura in Repubblica Ceca
E devo dire che ci sono delle considerazioni interessanti che si possono fare su quello che abbiamo visto, perché negli 11 anni che sono passati da quando sono stato per la prima volta a Praga, la città è cambiata, la Repubblica Ceca è cambiata tanto, hanno imparato a sfruttare molto di più il turismo, hanno modernizzato tantissimo, infatti non si vedono più le classiche auto vecchie di cartone per cui era famosa una volta Praga, si vedono macchine nuove, anche costose, si vede un sacco di gente, un sacco di turismo, i prezzi sono aumentati e via discorrendo, però è sempre sempre molto bella, molto magica come posto, molto interessante, ricca di storie e quant'altro, e anche le destinazioni che abbiamo visto oggi, Banská Bystrica è praticamente la piazza, è la Palmanova dell'Est. Invece, Český Krumlov, sono molto contento di esserci tornato perché l'altra volta, sì, con la scuola, sì, 16-17 anni, quella volta che avevo, non è che si fosse avuto modo e testa, senso critico per apprezzarla. Ma questo giro l'abbiamo apprezzata veramente molto, molto bella e meriterebbe anche di più. Che dire, è stata una bella esperienza, ci siamo divertiti, abbiamo fatto scorta di birra e quant'altro. Prossima, un'altra destinazione. Prossimo giro, prossima Monaco. corsa. Prossima a Monaco. Prossima potremmo andare a Monaco. Bene, ragazzi, per oggi questo è tutto. E speriamo che si sblocchi perché io devo prendere l'aereo fra tipo 12 ore.